Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, andiamo a vedere quali sono stati diciamo le ultime operazioni del Pisa Sporting Club. Io vi ricordo che è terminato diciamo il ritiro da parte del Pisa e ora i ragazzi si godranno due giornate di riposo, diciamo così, e poi attaccheranno gli allenamenti a San Piero a Grado. E niente, c'è stato un restyling diciamo così dell'esterno e anche del campo erboso ovviamente. E niente, io poi magari metterò una videata. Bene, detto questo, andiamo a vedere gli scambi, diciamo così, che ci sono stati. Quindi Marconi, Benedetti e Beghetto sono andati all'Alessandria. Di contro il Pisa ha, diciamo così, è rientrato Di Quinzi, che è un centrale, quindi un centrale di destra, un centrale di sinistra, ma un centrale fondamentalmente. E, bene, detto questo, adesso ci troviamo senza Benedetti e senza Beghetto. E io, così, sono voci non confermate, perché avete visto il Chievo per adesso è retrocesso in Serie C, e quindi poi ora ha fatto ricorso al TAR, insomma via discorrendo, quindi non si sa insomma come andrà a finire, ma non lo so, diciamo. Però per il momento la nostra società è dietro a Leverb, che è un difensore centrale, e francamente a me Leverb mi è sempre piaciuto come difensore centrale, non mi dispiacerebbe per la nostra società. Poi io riguardo a questo, ripeto, sono ancora voci non confermate. E per quanto riguarda la punta di attacco, Claudio Chiellini e Giovanni Corrado sono dietro alla Gumina. Quindi la Gumina come punta centrale è un giocatore, voi sapete, della Sampdoria, ma non ha trovato grossi spazi l'anno scorso, diciamo, per quanto riguarda la prima squadra, e quindi sembra che diciamo ci siano possibilità che venga al Pisa, o meglio ci sono altre squadre in lizza, non solo la nostra società, ma c'è anche la Cremonese, il Brescia e per ultimo il Perugia, che sembra che il Perugia sia il leggero vantaggio, ma su queste cose insomma dobbiamo sempre aspettare insomma l'ultimo minuto, perché insomma quando ci sono più di due o tre squadre insomma ecco non è niente di certo. Però io spero, mi auguro che la nostra società faccia questo colpo, perché secondo me è un colpo che ne varrebbe la pena, ecco, diciamo così, come punta. A me la Gumina mi piace, insomma, ecco, giocatore che secondo me può fare bene e può dare tanto. Poi ripeto, se il giocatore dipende anche dal contesto in cui si trova, nella squadra in cui si trova e nel gruppo in cui si trova, insomma, ecco, perché fare gruppo vuol dire tanto. Se avete visto poi insomma il discorso Monza dell'anno scorso, quindi cioè, non è detto che grossi nomi equivalgono a grandi risultati, non è detto, non è vero, ecco. Io sono più convinto, come giustamente ha detto anche Masucci in intervista, se avete sentito, se il gruppo fa il 50% lo fa il gruppo, ecco, insomma. Poi chiaro, bisogna anche che il giocatore, ovvio, ci deve mettere il suo, normale, però diciamo così il gruppo vuol dire tanto. Bene, detto questo, ritorno, faccio un passo indietro e insomma io mi auguro che la società riesca a mettere le mani anche sulle verbe. Ripeto, un bel difensore centrale, a me mi è sempre piaciuto, e sicuramente insomma al Pisa farebbe senz'altro comodo alla nostra società. Bene, io vi ricordo una cosa ragazzi, vi ricordo questo, vi ricordo che dopo il Ferragosto insomma ora la data è ancora da definire, però farò una live con Michele Bufalino e Saverio Bargagna,
E poi chiaramente ci sarà anche mio amico Matteo, è normale. E poi probabilmente avrò anche in collegamento, vabbè, ma non ve lo, non vi dico niente, non ve la do per certa, perché il collegamento, poi vedremo se riuscirò a avere qualcuno in collegamento, insomma, ecco. Bene, detto questo, io direi che insomma le cose fondamentali e principali le ho dette, e niente, mi dispiace perché insomma fondamentalmente per Marconi dispiace, ma evidentemente non trova più spazi nella società, e va bene, io gli auguro tutto il bene possibile. E quindi ripeto, Marconi, Beghetto e Benedetti hanno preso altri riti, come avevo detto anche nel video precedente. E niente, la società, giusto per ribadire, è dietro alla Gumina. Speriamo che portino a casa questo colpo. E poi c'è il discorso che siamo sempre, diciamo così, non è per certo, ma ti mettere le mani sulle Verb, che è un difensore centrale che per adesso è al Chievo. Bene ragazzi, io per questo video la finirei qua. Poi comunque ricordatevi questo, che in definitiva io anche l'ultima partitella abbiamo vinto 1-0. Beh, non è, però la squadra a me mi sembra che insomma giri abbastanza bene. Emerson come difensore mi piace, un bel difensore, insomma io credo che alla fine la società stia mettendo su una bella squadra, insomma, ecco, ragazzi giovani, ragazzi volenterosi, bravi ragazzi, e io spero che, ripeto, portino a casa il colpo la Gumina e il colpo le Verb, che sicuramente la nostra società avrebbe bisogno. Bene, io non vado oltre, vi ricordo, poi metterò, comunque farò la locandina e metterò, insomma, mi raccomando, state sintonizzati per quanto riguarda la live che faremo subito dopo Ferragosto con ospiti prestigiosi, sapete, no? Bene, io concludo, vi ricordo, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi ricordo questo, il Pisa resta, tutto il resto passa. Alla prossima!